Quelle questioni per rilanciare una vera occupazione e per dare prospettive importanti alle giovani generazioni. È per questo che noi ribadiamo con convinzione che saremo al suo fianco in questa attraversata del deserto, ma siamo soprattutto convinti che alla fine riusciremo a fare in modo che questo Paese possa raggiungere obiettivi importanti. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Nesci, ha 2 minuti di tempo a disposizione, ne ha facoltà. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi deputati, il pareggio di bilancio inserito in Costituzione è frutto dell'approvazione del Trattato sul Fiscal Compact. Il pareggio di bilancio è diventato dunque un obbligo fondamentale. Tale obbligo però si pone in contrasto con i doveri della Repubblica e con i diritti dei cittadini, sempre più sottoposti a tagli e tasse che producono perdita di servizi, di lavoro, di economia e di speranza nel futuro. Il Fiscal Compact, oltre a determinare la cessione di un pezzo di sovranità che per Costituzione appartiene al popolo, comporta che le politiche economiche dei prossimi decenni siano già ipotecate. L'approvazione del Fiscal Compact e degli atti collegati è opera vostra, signori ministri del PD, del PDL e del raggruppamento Monti. Ieri avete affidato il governo dell'Italia ai poteri forti europei. Oggi siete gli attuatori del loro programma di austerità. Apro una parentesi, ricordo che quando il senatore Monti si presentò alla Camera, ricevuto l'incarico di Presidente del Consiglio, proprio il suo successore, l'onorevole Enrico Letta, si mise a disposizione con un discusso bigliettino. Al di là di ogni dietrologia, quell'episodio ci pare simbolico di un'equivalenza delle parti politiche legato a un modello sbagliato di Europa e unite dalla disponibilità a sgretolare la sovranità dei cittadini per interessi di grandi capitali. Di proposito, si è spiegato quasi niente del Fiscal Compact, del collegato meccanismo europeo di stabilità e del fondo salva stati che nella vostra coscienza sapete essere un vero imbroglio. Tutto questo sulla base di un'idea di Europa delle lobby, delle ragionerie tecnocratiche e dei loro sostenitori politici, la quale mortifica i popoli e il progetto dell'unità politica del vecchio continente. Il Movimento 5 Stelle invece propone di intervenire nel rapporto in termini di sovranità nazionale tra il Fondo Salva Stati e il Parlamento, di agire anche rispetto all'attuazione del pareggio di bilancio, che è un'aberrazione e cancella gli studi di economia e di diritto di tutti i presenti in aula. Per ultimo, bisogna modificare l'organizzazione dei gruppi bancari strutturati a mo' di scatole cinesi, funzionali operazioni ormai sempre più note che acuiscono la crisi. Deve concludere, deputato. Vogliamo chiudere con le parole del professor Stefano Rodotà. In questo momento l'Europa è lontana, Bruxelles è detestata, perché viene percepita dai cittadini europei come il luogo da cui arrivano i sacrifici. Invece, continua Rodotà, ci sarebbe, deputata, ci deve concludere. Essere, ci deve essere la dimensione dei diritti che è nella vocazione storica dell'Europa. Grazie. La ringrazio. È iscritto a parlare il deputato Ciprini, ha 2 minuti di tempo a disposizione, ne ha facoltà. Felicitazioni per il superamento del sistema bipolare grazie alla mescolanza dei due principali partiti, ricordando che il bipolarismo è tra l'altro un'affezione destabilizzante, preannunciamo che non concederemo la fiducia al governo perché trattasi di un governo di restaurazione che non ha accolto la volontà di cambiamento e di partecipazione che proviene dai cittadini. Evidenziamo la presenza di un illustre statistico come ministro del lavoro, di certo abituato a suddividere la società in categorie e ad avere a che fare con i numeri. Un ministro che pertanto ben si adatta a una politica che da troppo tempo sta dando i numeri. Un esempio è offerto dal balletto di numeri mai definito, causato dalla riforma previdenziale Fornero, che, nell'evidente urgenza di tradurre in normativa le imposizioni dell'Unione Europea, ha sfornato drammi sociali e nuove categorie di diversamente penalizzati, esodati, salvaguardati, esuberati. Una politica che, per cedere a nuove forme di colonialismo, sta abbandonando i propri cittadini. E le categorie del dramma sociale italiano sono destinate ad ampliarsi: disoccupati, inoccupati, rassegnati, suicidati, disperati, esasperati. Nel sottolineare che il lavoro è stato nel tempo trasformato da diritto a concessione e la flessibilità del lavoro si è tradotta in precarietà della vita, invitiamo il Ministro a far sì che il lavoro cessi di essere una forma di ricatto e a ripensare un altro welfare che garantisca continuità di reddito a prescindere dal lavoro. Chiediamo un